Ciao a tutti, facciamo un breve video per riprendere da dove abbiamo lasciato il video scorso, sostanzialmente, che è di circa un mese fa e riguardava la semina di cactus e in particolare il procedimento della scarificazione in acido dei semi. Queste sono le piante che sono nate a distanza di un mese, solo alcune di queste sono quelle che io, i cui semi io ho scarificato nel video che potete trovare sul canale. Altre sono invece semine normalissime senza la scarificazione che ho fatto sempre quel giorno, quindi all'incirca un mese fa. Fino a poco fa si trovavano nei sacchetti, come vedete, questo l'ho lasciato giusto per far vedere, perché andrebbero appunto mantenute per i primi tempi all'interno dei sacchetti chiusi che servono per far germinare i semi. Adesso, siccome in questi ultimi 2 giorni, almeno qui dalle mie parti, le temperature sono salite moltissimo, ho deciso di aprire i sacchetti perché sennò all'interno, anche tenendo ovviamente come stavo tenendo queste piante in una zona a mezz'ombra, su un balcone a mezz'ombra, all'interno del sacchetto le temperature salgono tantissimo e ho paura che possano essere eccessive. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso, un po' in anticipo rispetto ad altri anni, di aprire i sacchetti, quindi a distanza di circa un mese dalla germinazione, di aprire i sacchetti e toglierli del tutto. Questo per far sì che appunto le temperature non salgano eccessivamente, però attenzione, la cosa fondamentale è che dobbiamo, anche quando apriamo appunto il sacchetto, assicurarci che per i primi 2 mesi, diciamo, di vita di queste piante il terriccio rimanga sempre bagnato e non asciughi mai completamente, lasciando all'asciutto queste piante perché non hanno ancora le riserve a sufficienza per poter affrontare lunghi periodi senza acqua. Quindi adesso le vedete, io ho sistemato i vasi che ho già tolto dai sacchetti, li vedete in questo sottovaso, ma adesso finito il video, li risposterò sul balcone e riempirò questo sottovaso con dell'acqua con un pochino, una dose molto bassa di fertilizzante per cominciare a dare qualche elemento nutritivo alle piante. È fondamentale ricordarsi questa cosa, cioè di annaffiare, di bagnare, tenere bagnato il terriccio, sempre però dal basso, perché appunto bagnerò, quindi riempirò questo sottovaso, l'acqua risalirà dal basso e andrà fino alla superficie dei vasetti. Non bagniamo dall'alto quando le piante sono ancora così giovani, così piccole, perché ovviamente rischiamo di, bagnando appunto a getto oppure anche semplicemente con un beccuccio, rischiamo di scalzare completamente le piante dal terreno e farle andare un po' da tutte le parti. Questo perché? Perché ovviamente non sono ancora saldate molto bene al terriccio, hanno una radice ancora unica e molto sottile, che non è ancora ramificata e quindi non tiene le piante ancorate al terreno, quindi bisogna bagnare dal basso. Al massimo possiamo, e questo lo farò senz'altro, fare, poi l'ho già preparato, nebulizzare molto frequentemente, quindi un giorno sì, un giorno no, anche queste piante con un nebulizzatore molto fine. In questo caso io ho messo dell'acqua e anche qui un po' di fertilizzante in dose molto bassa e anche un po' di fungicida naturale. Questo perché è bene, siccome le piante sono ancora giovani e molto deboli, è bene fare qualche trattamento preventivo per evitare che nascano parassiti, che vengano fuori dei parassiti, dei marciumi e quant'altro. Facciamo semplicemente vedere quello che io ho già fatto qua. Semplicemente ho aperto in questi ultimi 2 giorni, ho cominciato ad aprire i sacchetti che erano chiusi molto bene e si era formata la condensa all'interno perché è necessario, come ho già detto negli altri video, per far germinare i semi. Li ho aperti in questi ultimi 2 giorni, lasciando passare sempre più l'aria in modo che poi sia ridotta la condensa all'interno, fino a quando li ho aperti del tutto e adesso li ho estratti come sto facendo a scopo solo dimostrativo con questo. Li tiriamo fuori e li mettiamo nel sottovaso che, ripeto, poi verrà riempito di acqua perché non possiamo lasciare asciugare il terreno. Semplicemente cosa possiamo fare quando cominciamo a liberare dai sacchetti le semine di cactus? Possiamo cominciare a vedere che tutto sia a posto. Se c'è qualche pianta, come lo potete vedere magari ad esempio qua, che non è riuscita ad ancorarsi bene al terreno, perché vedete questa è la radice, questa pianta, qua ce ne sono due attaccate in realtà, possiamo cercare di aiutarle. Ovviamente è un'operazione un po' delicata. Io sto usando un normalissimo stuzzicadenti. Si può cercare di aprire magari un varco, un piccolo buco qua nel terreno e spostare il più possibile la piantina che non ce l'ha fatta ad andare in profondità. Però, ripeto, è un'operazione molto delicata che va fatta un poco alla volta, cercando di aiutarla ad andare in profondità. Questa ovviamente è un po' difficoltosa, ho scelto la più difficile probabilmente, ma va bene. E vedete, perché il discorso è che non bisogna, ecco, forse un po' sono riuscito. Qua magari anche una pinzetta può essere utile, cercare di spingerle il più possibile a contatto con il terreno.
Questo proprio non ne vuol sapere. Perché, ecco, un po' siamo riusciti. Poi, se crescendo la radice ramifica bene, la pianta si è ancora meglio. Un po' sono riuscito a spingerla. Ecco. Poi, magari con un paio di nebulizzate riesco a. Ecco qua. Cercando di tenerle il più dritte possibile. Questa, ad esempio, è adagiata. Cerchiamo di aiutare anche questa. Questo perché ne sono nate molte di più di quello che mi aspettavo in realtà. Di piante, ho messo molti semi perché ne avevo tantissimi di queste specie. Questo è Echinocactus texensis, tanto per dirlo subito. Ne sono nati più di quelli che pensavo, francamente, e quindi sono molto ravvicinate. Non è un grosso problema. Adesso io sto cercando, come vedete, di togliere le capsule dei semi che possono restare sulla testa della pianta perché. Anche le capsule, se si può, è meglio eliminarle. Qui sarebbe bene, magari con la pinzetta, se riusciamo, un lavoro un po' rognoso che si fa meglio quando le piante sono un po' più cresciute. Ecco, vediamo se riesco a togliere queste. Questa è la capsula del seme, il tegumento del seme. Quando possiamo, che le piante magari sono un po' cresciute, è meglio toglierlo perché è materiale comunque organico che rimane nel terreno e potrebbe dare vita a batteri, funghi e via discorrendo che potrebbero dare problemi alle piante. Questa l'abbiamo raddrizzata anche lei. Le altre, tutto sommato, sono abbastanza a posto. C'è ancora questa ha la radice proprio che esce completamente. Qui c'è un. Ecco. È un lavoro un po' delicato che rischia di danneggiare le piante, però se riusciamo è meglio farlo perché le aiutiamo a crescere meglio. Perché se la pianta non riesce a mandare in profondità la radice, prima o poi rischia di seccare e non cresce, insomma. Qui ho tolto un po' di capsule, diciamo che tutto sommato qua va abbastanza bene. Sono piante, come potete vedere, anzi sono semenzali, come potete vedere ancora molto giovani, le spinette sono proprio appena accennate. Infatti, ripeto, io ho aperto i sacchetti un po' prima rispetto a quanto andrebbe fatto e a quanto ho sempre fatto negli anni precedenti, proprio perché ho preferito evitare che ci fosse un surriscaldamento all'interno dei sacchetti che rischiava di letteralmente di bollirmi le piante. Allora ho aperto un po' anzitempo. Normalmente tenevo i sacchetti almeno anche un paio di mesi se le temperature non erano eccessive. Qui continuo intanto a togliere qualche capsula, intanto che le vedo. E quindi, come vedete, sono poco formate, hanno poche spine ancora. Infatti, i sacchetti vanno aperti quando le piante cominciano a mostrare le prime spine. Ci sono, per carità, però sono ancora in una fase ancora molto, diciamo, precoce. Però per non correre rischi io ho preferito toglierle. Tanto comunque adesso le metterò in zona ombreggiata e le terrò sempre con l'acqua nel sottovaso e le nebulizzerò molto spesso e in questo modo le teniamo comunque in vita. Qui, giusto per dire, allora abbiamo qui quelle che sono germinate di più e non me l'aspettavo, francamente, sono proprio i parri, Echinocactus parri, che sono quelli i cui semi ho scarificato la volta scorsa, nell'ultimo video di un mese fa, lo potete vedere sul canale. Sono nati in grande quantità, infatti io ne ho messi tanti, ne ho messi anche troppi per questi vasi e sono nati veramente, non pensavo così tanto, una germinazione così alta e quindi come vedete sono tutte ravvicinate, però vabbè, non è un grosso dramma, insomma, si lasciano crescere un po', poi tra 6 mesi o tra un anno, a seconda di come crescono, delle dimensioni che raggiungono, ovviamente andrò a ripicchettarle, cioè a toglierle da qua, da questi contenitori, a metterle in contenitori un po' più grandi e quindi diradandole, dando più spazio alle piante. Per adesso diciamo che può andare bene così. Adesso le portiamo avanti intanto. Queste, giusto per fare qualche esempio, mi sono segnato le piante perché io ho dato dei numeri che poi ho riportato adesso sui vasi, una volta che li ho aperti. Questi sono dei parri, questi anche sono dei parri. Questi sono quelli che ho scarificato per 3 minuti, questi sono quelli che ho scarificato per 2 minuti. Come vedete sono germinati in grande quantità tutti e due, quindi il minuto in più non ha fatto una grande differenza, ne possiamo dedurre questa cosa, che un minuto in più di scarificazione non ha fatto una grande differenza, quindi diciamo che i 2 minuti vanno già bene, insomma, di scarificazione. Quello che invece è germinato pochissimo è qua, sono gli Horizontalonius, gli Echinocactus Horizontalonius, ne sono nati solo 4, 5, 2 proprio malformati, vediamo se vanno avanti o se non ce la fanno, ma quattro quelli che. E questi erano stati scarificati per 8 minuti. Io ho il dubbio che serva qualcosina in più, anche se appunto leggendo in giro è sempre 8 minuti. In passato io ho fatto 8 minuti, però anche in passato non me ne erano nati tantissimi. Quindi secondo me all'Horizontalonio serve qualcosina in più. Io la prossima semina di Horizontalonio, ormai l'anno prossimo lo facciamo,
proverò con 10 minuti e vediamo se la germinazione è un po' più alta. Le altre poi sono un po' varie. Dunque, questi qua sono i Texensis, questi qua i vasi grandi. Questo qui, tanto per far vedere, allora il 3. Ah, questo è un mix di Copiapoa, sono piccolissimi come vedete, ma hanno già cominciato a mettere le spine. Poi abbiamo detto, beh, sono più o meno quasi tutti Echinocactus, eh. Anche questo è un Texensis, questo è il pari, questo è l'Horizontalonius. Queste qui invece, il 2, questo ha una Copiapoa anche questa, Copiapoa marginata questa. Questo secondo me è un altro Texensis, esatto, perché ne avevo in grande quantità. Poi ho seminato anche altro, ma ce l'ho in serra. Quindi direi, questo è quanto per questa fase, perché in molti si domandano cosa fare, insomma, dopo che i semi hanno germinato e le piante sono nate. Ripeto, vanno tenute nei sacchetti il più possibile, fin quando non vedete formarsi le prime spine, però se le temperature salgono moltissimo, io consiglio di aprire questi sacchetti perché dentro rischiate veramente di cuocere queste piante e di farle morire. Quindi, li aprite quando sono un pochino formate, le tenete però sempre, mi raccomando, il terriccio va sempre tenuto molto bagnato, quindi qui riempirò d'acqua, come ho detto, e nebulizzate magari spesso, una volta ogni 2 giorni, un giorno sì, un giorno no, va benissimo, insomma, per aiutarle a crescere un po'. Poi man mano, ovviamente dopo i primi 2 mesi, cominciate a diradare un po' e quindi a lasciare asciugare il sottovaso, quando cioè l'acqua è assorbita completamente, aspettate qualche giorno prima di rimettercela. Diminuite la frequenza delle nebulizzazioni in modo da far crescere le piante e abituarle un po' all'asciutto, diciamo. Direi che questo è quanto. Adesso io procedo rimettendo sul balcone queste piante all'ombra. Mi raccomando, mai al sole diretto i semenzali perché ovviamente li uccidete se li mettete al sole diretto, quindi riparate da una rete o da altre piante, quindi mezz'ombra. E il terriccio sempre bagnato, come ho detto. Adesso io procedo, se volete ovviamente vi metto come sempre il link qui sotto per vedere gli articoli sul sito il Fiore tra le Spine, sito in abbonamento, dove c'è tutta una serie di articoli sulla semina, così come su tutti gli altri argomenti che riguardano i cactus e le piante grasse, dove potete prendere molte più informazioni di quelle che ovviamente io do velocemente in questi brevi video, insomma. Grazie a tutti per l'attenzione, un saluto.